Costruiremo il ciuffo cordo. E cos'è? Un nastro adesivo, un vasetto di yogurt, delle veline colorate, le forbici e un elastico. Iniziamo. Prendiamo le forbici e il vasetto di yogurt e, facendoci aiutare dai grandi, facciamo un foro sul fondo del vasetto, così. Ora prendiamo le veline colorate e tagliamo tante striscioline. Le mettiamo tutte insieme come per formare un ciuffo. Poi prendiamo un'estremità più corta e arrotoliamo tutta la carta in maniera da poter infilare il ciuffo sul fondo del vasetto. Ecco il nostro ciuffo, che adesso andremo a fissare con un pezzettino di nastro adesivo sul fondo del vasetto. E adesso prendiamo il ciuffo e lo stropicciamo tutto. Eccolo qui, pronto a suonare. Adesso però arriva il momento del nostro elastico. Lo mettiamo attorno al vasetto e lo fissiamo anche questo con due pezzettini di nastro adesivo, così che non si possa più muovere. Il nostro ciuffo cordo è pronto per suonare. Io l'ho decorato così. Voi come lo decorerete? Voilà! Pronti a suonare? Wow! Ne abbiamo fatti tanti, ormai gli strumenti. Ma oggi non ci servono questi. Ci possono servire queste? Magari un giorno, ma oggi no. Le rimetto nella mia casetta. Questo è un suono che forse ci servirà, ma non è proprio quello che ci serve. Oh! Questo è lo strumento nuovo! Ecco il suono che ci serve, ma non fa solo questo suono. Sembra quasi di suonare una chitarra con una corda sola. Oh, il nostro ciuffo cordo è pronto. E come lo suoniamo adesso? Forse ho la musica giusta. Non a caso si chiama pizzicato. Accendo la musica. Siamo pronti? Thank you.
vediamo alla prossima puntata. Ciao! La 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 la, musica, musica, la 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 la, musica è finita qua. Ciao bambini, alla prossima puntata!